in questa memoria festa di Santa Caterina da Siena celebriamo dunque un'unione particolare di quest'anima, vergine consacrata al Signore, ma ricolma della sua sapienza che la fece attiva in tutta Italia ed Europa, guidata non da una sapienza umana, ma da una sapienza divina. Sapienza è un sapere e il sapere è avere il senso superiore delle cose, in questo senso sta la sapienza. Non è semplicemente conoscere le cose, come uno che legge o studia molto, la sapienza è saper dare il valore alle cose, quali sono buone e cattive, nella via che conduce alla vita eterna, perché è sapienza che viene dall'alto comprendere che la nostra vera vita non è qui ma in cielo. E dunque la cosa principale che dobbiamo fare, e tutto viene in secondo ordine, è camminare verso il cielo per poter entrare, che non è, lo ripeto, solo un morire per passare di là. Questa è insipienza. Tutti muoiono e passano di là, ma quelli che passano di là non è detto che entrino nel regno di Dio. La sapienza invece è camminare qua affinché il passaggio della morte diventi anche l'ingresso per la vita eterna, che è il regno di Dio con la resurrezione. E dunque sapienza questa, e in questi nostri tempi l'insipienza sembra regnare sovrana su tutta la terra, perché di tutto si parla e di tutto si fa, tranne che pensare al regno di Dio e dunque comportarci di conseguenza. Se noi abbiamo un mondo diviso, come era diviso il tempo di Santa Caterina, noi seguiamo dunque la sapienza del mondo e le logiche del mondo, le guerre, le divisioni, i conflitti, ognuno ha un pezzo di ragione, e se noi vogliamo stare con la parte giusta facciamo fatica, perché ognuno ha un pezzo di ragione, ma non ha la ragione tutta intera. E il modo di risolvere le questioni è il conflitto. Il conflitto e separazione non viene dallo Spirito di Dio. Esiste un'altra via che non è di questo mondo, ma è la via di Dio, che è l'amore e il perdono reciproco. Ma come facciamo ad applicare queste cose se non abbiamo la sapienza di Dio? Vedete come non basta sapere che esiste la legge di Dio. Dobbiamo amarci e sforzarci a vincere le divisioni, i conflitti, i giudizi e tutto quello che c'è. Non basta saperlo, bisogna saperlo fare, e questo lo si sa, lo si può fare con la sapienza che lo Spirito di Dio comunica, che non è solo un sapere intellettuale, ma è una forza fortissima che ci dà un'energia capace di fare una cosa che non è umana. È sovrumana, perché perdonare è sovrumano, ma con lo Spirito di Dio si può fare. A volte ci troviamo di fronte a questa situazione interiore, personale, vorrei ma non riesco. Altre volte invece non voglio proprio perché ho le mie ragioni, è l'altro che deve venire da me, eccetera. Se noi calcoliamo le ragioni umane, siamo nella intelligenza umana e nella sapienza umana. Ecco allora le soluzioni che sono a volte politiche, a volte economiche, a volte sono di guerra con i conflitti, noi le risolviamo così. Ma alla fine non ci importa degli altri, l'importante è superare il problema, ci importa di noi, della persona, del gruppo, l'interesse personale. La sapienza divina invece trova la via per poter dimenticare questi interessi umani e terreni perché sappiamo guardare a un orizzonte più ampio, che è l'interesse del regno di Dio. E in vista di quello possiamo ben con sapienza dire che mi importa se qui ho ricevuto un torto, a me interessa entrare nel regno di Dio. E se io con lo spirito di rivalsa, di rivendicazione, di odio e tutto quello che c'è, rancore, non supero questo, io, in nome di una ragione qua sulla terra, mi precludo l'ingresso nella vita eterna. È sapienza questa? È come dire, sto a litigare per pochi spiccioli qui sulla terra e
in cielo mi aspetta un capitale. La parabola del Signore è quella dei due che litigano andando verso il giudice perché qualcuno deve dire che ha torto e ragione. Dice, guarda bene che poi il tuo diritto non si trasformi in un dovere, che venga un altro giudice che dica, vuoi giustizia? Allora anch'io voglio giustizia. Allora pagherai tutto quello che hai fatto di male sulla terra e quello che stai facendo di male. Ti stai preoccupando della tua rivalsa con quel particolare fratello per quella particolare ragione? Io ti metto in conto tutti quanti i debiti che hai con me. E ti getterò in prigione e ci resterai finché non avrai pagato l'ultimo spicciolo. No? Un purgatorio profondo, un inferno, no? che nessuno dovrebbe sperimentare, così come per le possibilità che Cristo ci ha dato. Dunque si insegna a guardare a un giudizio superiore, che non è il giudizio fra di noi con un arbitro umano, ma è il giudizio di Dio. Metterci sotto gli occhi di Dio e dire, ma in questo momento che cosa vuole Dio da me? E cos'è che impedisce o che favorisce il mio ingresso nella vita eterna? Se noi ragioniamo con questa sapienza divina, i conflitti umani, con dolore e sofferenza, li possiamo superare, perché ci gettiamo le spalle tutte e ricominciamo da qui in avanti. Ma se io marco sempre il fosso, questo dura di generazione in generazione, e non c'è niente che lo colmi, se non l'estinzione della persona sulla terra, ma nello spirito la persona che passa di là con la morte non entra nel regno dei cieli e rimane con questi solchi, queste divisioni, ed è per questo che non può entrare nel regno dei cieli. Ecco dunque che la sapienza divina è un seguire i sentieri di Dio, che sono indicati dallo spirito, per entrare nel suo regno. Se l'ho dato Gesù Cristo. Sì.